Buonasera amici, amici sportivi e amici telespettatori, benvenuti a una nuova puntata della carrellata della Serie A. E oggi, come sempre, andiamo a riassumere tutti i risultati di questa 23esima giornata di Serie A. E quindi adesso siamo pronti per andare a riassumere come sempre tutti i risultati. Ma adesso passiamo alla prima. Allora, Verona-Bologna 2-1 per il Verona, che ha vinto 2-1 contro il Bologna. Genoa-Udinese 0-0, Inter-Venezia 2-1, Lazio-Atalanta 0-0, quindi altro pareggio per l'Atalanta, che rimane in zona Champions al quarto posto in questo momento. Cagliari-Fiorentina 1-1, derby campano Napoli-Salernitana 4-1 e altro derby, quello ligure, lo Spezia vince il derby ligure per 1-0 contro la Sampdoria. Torino-Sassuolo 1-1, Empoli-Roma 4-2 per la Roma e intanto l'altra partita che è appena finita è Milan-Juventus 0-0 a San Siro. Ebbene sì ragazzi, questi erano i risultati di questa 23esima giornata di Serie A, ma comunque ho fatto subito come sempre un breve riassunto e quindi che dire, ci vediamo alla prossima, appunto dopo la sosta, che la carrellata della Serie A torna nei primi di febbraio, ovviamente agli inizi di febbraio come sempre, come tutte le domeniche sere. E quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, quello spesso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video con un'altra puntata della carrellata della Serie A. Ciao, alla prossima!